Inizio a tritare l'aglio e la cipolla con un mini pimer, ma se non mini pimer, con un trita tutto piccolino. Io metto aglio e cipolla perché nella ricetta la nonna utilizzava l'aglio e la cipolla, a me piaceva così e quindi la faccio così, ma voi potete farla solo con l'aglio, solo con la cipolla o con addirittura sedano, carote, cipolla, quello che preferite. Li taglio a pezzettini piccolini. E poi li trito. Li metto a rosolare con un po' d'olio in una wok. Io preferisco utilizzare la wok perché è un po' più alta, ma potete usare qualsiasi pentola o anche coperchio se preferite. Quello che vi viene meglio. Sono anche belle quelle due tipo casseruole con i due manici, fatte tipo padella. Una volta l'avevo e mi piaceva tantissimo, che rimangono un po' più alte della padella normale. Ma come vi viene meglio organizzarvi, vi organizzate. Io adoro molto le wok. Poi utilizzo i pelati, potete usare però passata o polpa o quello che preferite. Io i pelati li rompo grossolanamente, li faccio un po' con la forchetta, un po' con le mani, per avere non proprio una passata, preferisco avere qualche pezzettino in più. Aggiungo i pelati al soffritto, creo una sorta di sughetto prima di metterci i fagiolini. Lo mescolo bene che si amalgami bene e aggiungo un goccino d'acqua anche perché se no poi mi si secca troppo e non riesco poi a cuocere bene i fagiolini. Metto sale. Ne metto un po' di più proprio perché aggiungerò anche un goccino d'acqua in seguito, però regolatevi voi in base a quanto vi piace più o meno salato. Poi aggiungo un cucchiaino di zucchero. Io ogni volta che utilizzo passato di pomodoro, pelati o polpa, aggiungo un cucchiaino di zucchero. Questa è una cosa che faceva sempre mia madre, che faceva sempre mia nonna e che mi hanno detto essere una pratica meridionale. Effettivamente mia mamma e mia nonna sono siciliane, quindi può essere che sia una pratica meridionale. Trovo che tolga un po' l'acidità del pomodoro e quindi mi piace molto di più. A questo punto io avrò questo piccolo sughetto e butto i fagiolini. Questi erano surgelati perché questo video è stato registrato in inverno, però adesso che ci sono freschi vengono anche meglio, i tempi di cottura sono decisamente minori. L'unica accortezza che bisogna avere è che col fagiolino fresco si sviluppa meno acqua e quindi bisogna stare attenti che non si secchi troppo. Se dovesse succedere che vi sembra troppo secco, aggiungete un pochino di acqua e poi vi regolate un pochettino col sale. Aggiungo ancora un goccino d'acqua, perché mi sembra che sia un po' poca. Poi copro con un coperchio in modo che mi rimane più umido e metto la fiamma molto bassa e poi vi regolate quanto vi viene meglio. Direi che vi ho detto tutto e buon appetito. Ciao ragazzi!